Andrea Stenico, visto dall'Italia e da chi conosce poco il Giappone, questo paese viene visto come una realtà piuttosto ambivalente, dove convive una forte modernità, quasi proiettata verso il futuro, e allo stesso tempo forti tradizioni. È così? Sì, questa è un po' la particolarità del Giappone che stupisce anche il turista. Probabilmente è una delle cose, poche cose che sono radicate nella società che anche a un solo primo acchito si riescono a percepire, soprattutto nelle grosse città, perché magari la campagna è un po' più tradizionalista, mentre nella città grossa il trovare praticamente uno stile di vita assolutamente occidentale. In certi periodi dell'anno però tutto si trasforma, sono le feste, diciamo, religiose, possono essere sia shintoiste che buddiste, però allora vengono riscoperti, diciamo, i costumi tradizionali, ci sono parate che coinvolgono quartieri, ma ad esempio c'è cioè un quartiere di Tokyo, penso sia più o meno grande come Roma, quindi si sta parlando veramente di movimenti di massa sentiti. E inoltre ci sono durante l'estate tutte le cerimonie, questo più nelle campagne, riguardo al culto dei morti di tradizione buddista. E questo è molto sentito anche magari dai giovani che sono andati a lavorare nella grossa città perché lavorano nell'informatica, perché lavorano nella finanza, ad esempio, a Tokyo. Facciamo magari un breve excursus, per quanto il tempo ce lo consente, nella storia del Giappone, che appunto in pochi anni è arrivato a diventare un paese, quasi occidentale in Oriente. Ah sì, beh, e la cosa che un po' stupisce, diciamo, anche è stata la fase di sviluppo incredibilmente veloce del Giappone. Se si conta che a metà dell'Ottocento era praticamente quello che noi possiamo definire un paese feudale, con una struttura estremamente rigida di classi sociali, assolutamente senza mobilità sociale.